La fotocamera la portavamo al collo. Siamo stati minacciati. Vuoi sopravvivere? Allora, mettila in borsa. Ok, va bene. Vabbè, non dà la mano. Ah, non dà la mano. Buongiorno. Buongiorno. Io ho fame. Io ho famissima. Allora ragazzi, il nostro terzo giorno a Copenaghen. E ovviamente si parte andando a cercare un posto dove fare colazione. Na, magna. The stage with all the best, lot of good it did for me. I've walked the wall of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. Allora, aggiornamento sulla situazione. Il caffè lo abbiamo preso prima alla stazione perché non ne facevamo più. L'abbiamo preso al 7-Eleven. 7-Eleven, che se avete seguito la serie sul Giappone sapete che è il posto dove abbiamo fatto più avventure in Giappone. Ah. Il mini market, fluente, con le valigie. Devo spedire i bagagli? Ah sì sì, ok, dammi i bagagli. Noi abbiamo lasciato i bagagli a dei tizi sconosciuti in un supermercato. Speriamo di trovarli da qualche giorno. A Kyoto. Andate a farvi un giro in quella serie, ci sarà da ridere. Ma siamo venuti qui da Buca. Fedele al suo nome, perché io parlo benissimo il danese, quindi so esattamente la traduzione di buca, posso dirvi che è un buco e quindi dentro non ci si entra, e stiamo mangiando in un tavolinetto piccolissimo fuori in mezzo a Copenaghen. Abbiamo ordinato, questi si chiamavano, Ale, se non mi ricordo, qualcosa tipo Spandauer. Spandauer. Ok? Spandauer. Cioccolato, banana e dulce de leche. E mio fratello de leche. De leche. Leche. De leche. E quell'altro a mascarpone, fichi, frutti di bosco. Insomma ragazzi, mangiamo. Dopo un morso non c'è nulla, ma la burrosità di questa foglia, Ale, non ha nulla da invidiare alle migliori croissant che abbiamo assaggiato in Francia. Puro burro. Dio, le quando è buona sta crema di mascarpone. Una roba senza precedenti. Devi assaggiare. Sono senza parole. Mordo, ti faccio il dulce de leche. Sì, intanto con la scusa. Oh mamma mia. Io lì volevo arrivare. Mi sento male. Al momento in cui c'era il dulce de leche. Lecce, Puglia, Puglia. Lecce, latte, Puglia. Latte. Oh. Ah, là già hai fatto il lecce, latte. Oh mamma mia. Chiamato un'ambulanza. E basta a mangiare, quello è mio. Still I found my love. Next door. Well, what do you know? Quanta gioia! Quindi dentro cos'è? Crema ragazzi e mascarpone. Vuoi assaggiare? Che vogliamo fare? Vuoi assaggiare? No, voglio solo filmare. È buono. Se non avessi assaggiato quello di prima, questo era il paradiso. Ma quello di prima è un gradino sopra ancora. Qua c'è la frutta, è troppo sano. È meglio metterci un po' di caramello pure, un po' di cioccolato. Certo. Però sono una roba eccezionale. Buca Bakery, straconsigliato. Vicinissimo, tra l'altro, alla piazza principale che si chiama Ale. È in Giulienzino. Siamo a Nihavn. Quella parola lì significa porto nuovo in danese, anche se questo è il porto vecchio. Chissà perché. Chissà com'era il porto così. vecchio. Comunque Nihavn è stato costruito dai prigionieri della guerra dano-svedese alla fine del 1600. Noi ignoravamo completamente che i danesi e gli svedesi a un certo punto si fossero fatti la guerra. Insomma, i prigionieri che furono catturati durante quella guerra costruirono questo capolavoro, probabilmente non molto volentieri, ma è veramente un quartiere molto figo questo del porto, con tutte le casette colorate tipiche di questa zona del mondo. Da qui in su, in tutta la Scandinavia, le casette colorate sono il modo che hanno trovato gli scandinavi per contrastare il grigiore delle loro giornate meteorologiche. Andiamo a fare una passeggiata? Andiamo. Qui al porto, al numero 18, ci ha vissuto Hans Christian Andersen, il signore che ha scritto alcune tra le favole più belle che conoscevano quelle dell'età nostra. Ma non so se i giovani di oggi hanno mai sentito parlare di questo signore. Forse l'unica speranza è che conosciate La Sirenetta, il cartone animato della Disney, che è tratto dalla storia scritta da questo signore. Parte il finale, che è molto più bello quello della Disney. È vero, quella della storia vera finisce un po' meglio. Un po' tristina. Comunque, se volete andare a trovare Hans Christian Andersen a casa, suonate e fate una chiacchierata. Suonate al 18. If you're in a hurry.
la strada che dal porto va a Cristiania c'è un posto che si chiama Popl. Ale l'aveva trovato da casa, i ragazzi del Noma ce l'hanno confermato, è un locale che fa parte dell'universo Noma. Il ragazzo che ci ha fatto fare il giro del Noma alla fine della cena ci ha raccontato che durante la pandemia il Noma si era trasformato in un posto che faceva solo hamburger, e gli hamburger che assaggiamo adesso praticamente sono quelli che hanno spopolato durante la pandemia. Facevano 3.000 hamburger al giorno, ci ha raccontato. Questo è l'hamburger prima di pranzo, eh? Questo è così, per spezzare la mattinata. Lo SD1. Abbiamo preso un Popl cheese, quindi un cheeseburger. Madonna che faccia c'è. Beh, perso le parole. Eppure ce le avevo qui un attimo fa. Lo sapevo. Dovevo dire cose. Intanto mi lecco le dita. Vai. Che se non ti lecchi le dita. Godi solo a metà. Beh, questo è davvero un signor hamburger, ragazzi. Il panino è una bomba, il formaggio è formaggio vero, non è quello di plastica, la carne è di serie A. Ale, ragazzi, sta piangendo. Posso fare un altro morso? Vai, vai, mangia, mangia. Il miglior hamburger di Copenaghen finora. Mamma, è pericoloso lasciarlo nelle mie mani, Fabrizio, a mezzogiorno e un quarto, sapete. Abbiamo sbagliato a prendere uno solo, ragazzi. Questi hamburger sono conditi con una salsa a base di garum, nello specifico il garum del Noma. Al Noma producono una loro speciale versione del garum dei romani. Il garum era quella salsa a base di alici e non mi ricordo più quante mila altre cose dentro. E con questa salsa molto molto saporita loro condiscono la carne di questi hamburger fantastici. Mi piace tantissimo che l'hamburger è ben croccante da un lato e invece dentro è rimasto morbidissimo. Nella sua semplicità questo posto è fantastico, ci fa solo due panini, anzi tre. Il cheeseburger, l'hamburger vegetariano e l'hamburger per i bambini, il kids burger. Vale la pena nonostante che costi un pochino, ma ormai è. Dai, ormai è fatta. Siamo abituati qua, i prezzi sono quelli. Buono, buono, consigliatissimo. E lo trovate direttamente sulla strada per andare dal porto a Cristiania. Di Cristiania non vi abbiamo fatto vedere nulla perché non si può riprendere nulla. Siamo stati minacciati all'ingresso perché sì, è vero, c'era proprio era minacciato. Spenta la fotocamera, ma la portavamo al collo. Siamo stati minacciati, cioè, vuoi sopravvivere? Allora, mettila in borsa. Ok, va bene. Vabbè, non dà la mano. Ah, non dà la mano. Comunque, per chi non sapesse cos'è Cristiania, è una zona semi-indipendente all'interno di Copenaghen. Ha una storia molto travagliata, è un quartiere fondato dagli hippie negli anni 70. Ci sono state mille battaglie col governo della città, hanno provato a evacuarli diverse volte. Anche con l'esercito. Anche con l'esercito. Comunque, questa comunità indipendente di hippie oggi ha raggiunto uno stato di semi-legalità, nel senso che hanno fatto degli accordi con il governo qui di Copenaghen. Si sono acquistati praticamente la proprietà del luogo in cui vivono. Hanno delle loro regole interne, ad esempio non si può correre all'interno di Cristiania. Ho capito questa cosa che si mettono in allarme se uno si mette a correre, quindi non correte. E l'altra regola è che non si fanno le foto e i video, ecco perché non lo potete vedere. Però praticamente per raccontarvelo a voce è un dedalo di case fatiscenti. Ci sono un sacco di graffiti dappertutto, un sacco di bancarelle, c'è tanta gente che vende artigianato locale di Cristiania. E soprattutto, diciamo, l'attrazione, la cosa per la quale Cristiania è più famosa, è che nella centralissima Pusher Street, il cui nome è tutto un programma, si vende della cannabis. Ci sono dei banchetti dove potete acquistare tranquillamente in piena legalità, a quanto pare, della cannabis. Noi ovviamente non ci siamo soffermati perché, come sapete, le canne preferiamo assumere in un'altra maniera. Andate a vedervi la nostra esperienza con la canna da zucchero a tavola. Comunque Cristiania vale una passeggiata, secondo me, un'esperienza da fare. E adesso l'hamburgerino per mettere il fermino ce lo siamo mangiato, seconda colazione, quindi adesso andiamo a mangiare. Allora ragazzi, siamo tornati all'inizio del porto di Copenaghen, al ristorante Sveo Kuo. Esattamente così si chiama. Imparate con me! Questo ristorante è specializzato in Haring. La Ring è uno dei piatti simbolo della Danimarca. In questo posto trovate il buffet o you can eat di Haring. Io vado abbastanza pazzo di Haring, quindi un abruzzese lasciato libero con un o you can eat di Haring potrebbe far chiudere questo locale, ma cercherò di darmi un contegno. E Ale ha ordinato un po' di Smørrebrød. Imparate con me! Smørrebrød. Il pane cunzato udanese, insomma, vado a servirmi. Ovviamente io, ragazzi, ignoro totalmente cosa sto mettendo nel piatto, ma adesso vediamo se riusciamo a farci tradurre qualcosa da qualcuno. Questo secondo me è con le prugne, tipo. Brown herring, sandalwood. Yeah, sandalwood we have as well. Apple herring, mustard herring, curry herring, matches.
plum, the dream herring, which is with dill and mayonnaise, onion herring. Okay. This is kolamaps. It's made in the oven with salt and pepper and dill. Thank you, you're very kind. Thank you. Sono più felice della torta. Questa ragazzi con la mostarda, boh, no, curry. Mi piace tantissimo la consistenza della ringa qua su. Che rispettacolo. La ringa, ragazzi, non piace a tutti. Lo so, però se vi piace, la Scandinavia tutta è un posto fantastico da andare a mangiare la ringa. Con le pugne è buona. Madonna, si scioglie in bocca. Questa è cipolla. Caneto e maionese. Non ti so dire quale mi piace di più. Questa deve essere quella un po' più particolare, marinata nel legno di sandalo. Pensare a un negozio di articoli di Natale, sa un po' di cannella, un po' di legno vecchio, un po' di candele, un po' di pino, mela. Questo è quasi dolce. E poi questa qua che era fatta al forno, Ale, vero? Sì. Questa è la più simile ai gusti che potremmo trovare in Italia. E questi che ho nel piatto non c'erano neanche tutti i gusti che ci sono nel buffet. Tra l'altro vado a fare un refill tra un po', quindi non vi preoccupate. Ovviamente il tutto si accompagna col mitico pane danese, a base di segale, che da solo con un po' di burro è una bomba atomica, con un pesce solo e diversi condimenti vengono fuori 10 sapori completamente diversi. D'altronde questo pesce ha sfamato i popoli di quassù da generazioni, l'avranno imparato a trattare. Pane, burro, salmone. Una mostarda fatta in casa, finalmente assaggerò quella vera che vedo sempre all'IKEA. Questo salmone è incredibile, è buonissimo, la consistenza super carnosa, è un po' affumicato, quanto è buono. Mi è arrivato uno shmorbo con il roast beef, rafano e cipolla fritta. Guardate quanto burro. Non troviamo mai una roba che non ti piace. Non è forte il creme? No, buono, ci sta molto bene. Ci sta molto bene con il dolciastro che viene dalla cipolla. Un piatto veramente equilibrato. Ho trovato adesso una aringa affumicata. E questo qui, diciamo che è una specie di scapece di aringa. Speziatissima, fritta e poi vinagro dolce con aceto e qualcos'altro. Buono. Eccolo, e questo è il sapore che cercavo di ricordare da quando sono venuto qua su da piccolo. Quando ci siamo stati con i miei, ho mangiato così tanta ringa che ancora adesso me lo ricordo. E questo è esattamente il sapore che mi ricordavo. Molto felice. Allora, pranzo finito qui al... Arvanisbrock. Ah, sicuro che era così? Sì, sono proprio sicuro? Sì, sì. Ok, ottimo pranzo. Ero partito dall'Italia col pallino di fare il buffet di ringhe, sì, perché... Mi ha preso la testa. Perché mi piace proprio tanto. Finalmente ha mangiato la ringa. Non so quanti tra voi possono apprezzare le ringhe, ma se ci sono, qua è un posto che vi consiglio io personalmente. Anche il resto era molto buono, il salmone era buonissimo, anche il roast beef, devo dire, quindi potete fermarvi a mangiare qui. Casomai la nostra pronuncia del nome del ristorante non sia perfetta, ecco lì. Ma come ti permetti? Ma vabbè, giusto. Ma dai, se sono... ormai io e il danese siamo così. Perché tu hai un vaghissimo accento delle Faroe. Ah, giusto. Quello che... sì, sì. Qualora non sia perfetta, vi inquadriamo, ecco, l'ingresso del locale, che è questo qui. Comunque è giusto due case più giù della casa più vecchia del porto di Copenaghen, che è stata costruita nel 1681. Adesso, cara, è ancora un bucato. Mi dispiace, bucato. Che io adesso voglio un po' di dolci. Vabbè, ragazzi, è uno sporco lavoro quello di fare l'accompagnatore di cotanta moglie, ma vabbè, una magna. No. Una magna.